Bene, la registrazione è partita. Di nuovo, buona giornata. E continuiamo quello che abbiamo iniziato ieri, ovvero le traverse fluviali. Comincio con qualche immagine. E quindi condivido un attimo solo, sì, condivido lo schermo. Perfetto. Allora, vi faccio vedere qualche immagine di traverse fluviali, che questo mi dà modo anche di mettere in evidenza alcune caratteristiche e alcuni dettagli di queste opere che mi interessa mettere in evidenza, appunto. Allora, questo intanto sono immagini che ho ricercato proprio adesso, non sono andato a cercare nelle mie foto, ma sono andato a cercare sul web, cercando traverse fluviali su Google e cercando in inglese river barrages. Le ho cercate questa mattina perché ci tengo a mettervi in evidenza, ma l'ho già fatto altre volte, penso di averlo già parlato un'altra volta, che la ricerca di immagini su Google e di video su YouTube è un ottimo ausilio per integrare la vostra preparazione, ve lo consiglio vivamente. La ricerca a volte risulta un po' dispersiva perché chiaramente quando si vanno a ricercare delle parole chiave che sono molto diffuse, poi si ritrova tantissima informazione su internet ed è difficile fare una selezione. Però credo che guadagnare un minimo di esperienza su come si fanno le ricerche, aspetto che vi ho già menzionato, vi consente di avere un valore aggiunto, di guadagnare un valore aggiunto che vi consiglio di sfruttare. Ecco, adesso fortunatamente riusciamo a trovare immagini senza problemi e molte di queste le possiamo anche utilizzare per, come faccio io sulle pagine web dove, buongiorno, dove faccio le lezioni. Ecco. Ripeto, penso che sia molto utile per cercare anche di aiutarvi a studiare. Ora, la ricerca, quando la si fa su internet, conviene sempre farla in inglese. E a volte c'è la difficoltà di trovare il termine tecnico giusto. Ad esempio, nel caso delle traverse fluviali, ho utilizzato river barrage, che penso che sia il sinonimo più idoneo, però poi vi porta anche a evidenziare, visualizzare i risultati che si riferiscono alle dighe, che a volte sono chiamate dams in inglese, in plurale, però in realtà vengono poi spesso anche su internet catalogate sotto il termine river barrage. La ricerca in inglese ovviamente vi aiuta perché vi dà modo di riferirvi a un archivio molto più ampio. Tenete anche presente che internet presenta ovviamente il problema dell'attendibilità che va verificata. L'attendibilità la si verifica cercando di interpretare il contenuto e anche ovviamente cercando di capire qual è il pubblico di riferimento. Se il pubblico di riferimento è molto limitato, la probabilità che qualcuno abbia segnalato che l'immagine è erronea, non è, diciamo, utile, è più bassa. Se invece si fa una ricerca in inglese, chiaramente il pubblico di riferimento diventa ampissimo, l'attendibilità diventa un ordine di grandezza superiore. Per attendibilità intendo proprio il fatto che sia quando andate su Wikipedia, che diciamo è più verificata come fonte rispetto a fare una ricerca su tutto il mondo di internet, sia quando fate la ricerca su tutto il mondo di internet, attendibilità significa che l'immagine. Effettivamente l'immagine o il video, ciò che vi viene presentato, contiene delle informazioni utili e non erronee. E il modo in cui internet seleziona, lo sapete meglio di me, proprio basandosi sul pubblico. Quindi quando il pubblico trova qualcosa che non è corretto, normalmente lo segnala, lo corregge e questo chiaramente funziona quanto più il pubblico è ampio. Quindi per questo motivo ricercare in inglese in certe situazioni, insomma, è più consigliabile. Chiaramente, come vi dicevo, la lingua è sempre una barriera per tutti, lo è, anche per chi l'inglese lo conosce bene, però poi in realtà, insomma, quando ci si riferisce all'ambito tecnico, questa barriera diventa meno consistente e più facilmente valicabile. Allora, come vi dicevo, torniamo invece all'aspetto che ci interessa direttamente, quindi le traverse. Questa che vedete è una traversa che, pur essendo di grandi dimensioni, dall'immagine che vedo non è particolarmente complessa perché non prevede, perlomeno in questa parte che noi stiamo vedendo, organi di regolazione. È vero che c'è un fabbricato che molto probabilmente è adibito a sorveglianza, è adibito a manutenzione, però organi di regolazione non ne vedo. Cosa intendo per organi di regolazione? Lo vedremo subito. Sono degli organi, delle apparecchiature che permettono di regolare l'altezza del pelo libero a monte. Perché lo scopo della traversa, come abbiamo visto, è precisamente quello di stabilizzare il pelo libero di monte. Chiaramente, questo
operazione risulta più efficace se vi sono organi di regolazione. Quindi, ad esempio, degli organi che permettono di variarne l'altezza della traversa. E chiaramente, quindi, se la traversa è dotata di organi di regolazione oppure anche di scarichi di fondo regolabili, però, chiaramente noi abbiamo modo di intervenire sul livello idrico di monte. Se questo diventa troppo alto, noi abbassiamo il livello della traversa oppure apriamo gli scarichi di fondo. Al contrario, se si abbassa in modo eccessivo il livello idrico di monte, si chiudono gli scarichi oppure si alza la traversa e in questo modo si riesce a intervenire. Ecco, questa traversa non mi pare che questi organi di regolazione ce li abbia. Ecco, vedete che al centro ha una zona che sembra essere conformata in modo diverso dal resto della traversa. Ecco, questo può essere fatto, ad esempio, per lo scopo di concentrare il deflusso in quella zona. Io non riesco a capire se lo sfioro in corrispondenza di quella zona a geometria diversa è più basso rispetto al resto. Probabilmente sì, mi viene da pensare che probabilmente è così. Perché si vuole concentrare il deflusso in una zona? Questo è utile soprattutto quando la traversa va in magra, perché in questo modo si riesce a mantenere un'altezza d'acqua utile per la sopravvivenza dell'ecosistema e la risalita dei pesci. Se si concentra il deflusso in una zona, chiaramente in quella zona c'è maggior turbolenza e c'è una velocità dell'acqua più elevata, probabilmente anche un'altezza idrica più elevata. E quindi questo può essere uno scopo per il quale quella zona è stata appunto pensata in quel modo. Un'altra possibilità è che si voglia concentrare la vena principale del deflusso in un punto per concentrare anche l'erosione in un punto. E potrebbe essere che a valle, qua noi non lo vediamo perché c'è molta acqua, può essere che quella zona sia particolarmente protetta. Uno scopo ulteriore potrebbe essere quello che proprio in quella zona c'è un'opera di presa, quindi è possibile che dove appunto la geometria è diversificata ci sia o una griglia di fondo o delle opere di presa che consentano di fare il prelievo e allora a quel punto conviene concentrare il deflusso in quella zona perché da lì si va a prendere l'acqua. Bene, vediamo degli altri esempi. Questa è una traversa più piccola. Allora, qui che cosa vediamo? Vediamo intanto qui c'è appunto quella che noi chiameremo poi successivamente la soglia principale, ovvero quella parte della traversa oltre la quale defluisce l'acqua in eccesso rispetto a quella che noi vogliamo prelevare. Questa è chiaramente una traversa finalizzata al prelievo. Come vi ho detto, il 95% delle traverse, quelle che noi chiamiamo traverse, sono finalizzate proprio al prelievo idrico. Da che cosa capiamo che qui ci sono opere di prelievo, lo capiamo da questa vasca che adesso io sto indicando col mouse, spero che si veda qui sullo schermo. Comunque, se voi la guardate poi successivamente nei video che sono resi disponibili, vedrete che lì c'è un canale laterale che porta l'acqua giù. Canale laterale che qui in questa zona ha uno scarico di troppo pieno. E questo spesso viene fatto, cioè quando si fa un prelievo d'acqua, l'opera di prelievo deve comunque essere equipaggiata da scarichi di fondo, scarichi di troppo pieno, come vedremo. Ecco, poi qua al centro, come vedete, questa piccola cascatella, che cos'è? La scala di risalita dei pesci, immagino. Qui non si riesce a capire bene, ma questa direi proprio che a giudicare dai salti che vedo in fondo, direi proprio che è la scala di risalita. Ecco, come vedete, a valle di questa traversa qui, vedete che c'è un gradino. Ecco, questo gradino delimita una zona che è probabilmente una platea, non riesco a capire bene perché c'è acqua, potrebbe essere una platea di calcestruzzo oppure potrebbero essere una platea di pietra naturale. Ecco, questa platea è realizzata per limitare l'erosione. Benissimo, questa è in Austria. E poi andiamo oltre, questa è una traversa danneggiata, peraltro vedete che qui mi sembra che sia danneggiata, più piccola. Ecco, questa traversa probabilmente non mi pare di vedere opere di presa. Tenete presente che le traverse spesso sono realizzate anche a valle dei ponti per proteggere il ponte dall'erosione. Quindi questo rappresenta un caso di opera trasversale che chiamiamo traversa, che non è finalizzata al prelievo, ma piuttosto, come vi dicevo, alla protezione delle pile del ponte. Perché lo si fa? Perché chiaramente se voi costruite la traversa a valle del ponte, lì realizzate un punto fisso, va benissimo, guardi, la ringrazio. Un punto ad altezza fissa dell'alveo fluviale, cioè l'alveo fluviale non viene eroso a valle delle pile del ponte, quindi le protegge. Come vedete, anche questa sembra concentrare il deflusso in una zona, quindi qui c'è un gradino ad altezza più bassa, però
Anche in questo caso vedete che dove si è concentrato il deflusso a valle cosa c'è? Turbolenza. Questa turbolenza attira i pesci che quando è il momento di risalire normalmente seguono proprio le zone a maggiore turbolenza perché lì c'è più ossigeno e poi si sentono più sicuri. C'è comunque una velocità dell'acqua più elevata, si sentono più sicuri. La risalita dei pesci, come vedremo, è sempre un problema perché per quanto noi ci sforziamo di creare delle vie d'accesso per farli risalire, poi per qualche misterioso motivo spesso si rifiutano di risalire dove noi abbiamo pensato di farli risalire, risalgono da un'altra parte. Ecco, ci sono tante spiegazioni possibili per questo. Posso dirvi che le scale di risalita dei pesci, che una volta non erano previste, adesso sono previste per legge. Quindi in tutti i nuovi interventi o in tutti gli interventi di recupero di opere esistenti viene imposta la scala di risalita dei pesci. E, diciamo, deve essere previsto per legge la protezione dell'ecosistema fluviale, inclusa la fauna ittica. In taluni casi, quando proprio si vede che non ce la si fa, perché quando si va a recuperare delle opere esistenti, spesso non è semplice andare ad aggiungere una scala di risalita se non è stata pensata prima. Quindi quando proprio non ce la si fa, si possono valutare anche altri interventi. Ci sono, non mettetevi a ridere, gli ascensori per i pesci, poi lo vedremo perché vi chiederò anche di leggervi una lezione che ho preparato, che io non spiegherò direttamente in classe. Ci sono, come vi dicevo, gli ascensori per i pesci. Gli ascensori per i pesci, non pensate che ci sia un pulsante che il pesce deve schiacciare, sono semplicemente degli specie di montacarichi che vanno su e giù a cadenza regolare. Quindi questi non sono tanto utilizzati in Italia, ma all'estero sono molto utilizzati. Negli Stati Uniti, in Canada, quando devono superare, per far risalire i salmoni, devono superare degli sbarramenti molto elevati, usano spesso gli ascensori. Come vi ripeto, sono dei cassoni d'acqua che vanno su e giù a cadenza regolare. Il pesce dopo un po' capisce che, siccome sono poi cassoni dove viene concentrata la turbolenza, il pesce dopo un po' capisce che può utilizzare questa via. Altre possibilità sono i ripopolamenti, cioè anziché permettere la risalita del pesce, se proprio non ce la si fa, quello che si fa è quello di addormentare il pesce, poi si fa una cattura e lo si rilascia a monte. Addormentare è molto semplice, basta, purtroppo basta una piccola scarica elettrica su un piccolo corso d'acqua e tutti i pesci, pluff, vengono su. Ecco, purtroppo, dico purtroppo perché questo è anche un sistema molto utilizzato dai pescatori di frodo. I quali pescatori di frodo forse sono una delle cause per le quali il pesce non sale dove noi vorremmo che salisse. È possibile che dopo un po' il pesce capisca che quella zona è pericolosa, perché chiaramente poi lì si concentra anche chi di frodo o non di frodo va a pescare, perché chiaramente dove ci va il pesce ci va anche il pescatore, come è giusto che sia. Ecco, tenete presente che spesso poi questi ripopolamenti, queste scale di risalita sono fatte proprio per agevolare la pesca. Non solo la pesca, l'ecosistema in generale, ma anche per agevolare la pesca, tant'è che i ripopolamenti spesso li fanno i pescatori. Ciò non di meno, la pesca di frodo chiaramente è qualcosa che non dovrebbe essere fatto. Bene, allora, tenete presente che in Italia, quando vengono costruite queste traverse a valle dei ponti, spesso le chiamiamo soglie di fondo. E Brato ve ne parlerà, se non ve ne ha già parlato, delle soglie di fondo. Le soglie di fondo, diciamo che dal punto di vista tecnico, noi utilizziamo questa terminologia per identificare delle opere che hanno solo la funzione di stabilizzare il fondo alveo, non di prelevare acqua. Quindi diciamo che in Italia, quando noi utilizziamo il termine traversa fluviale, spesso sottointendiamo un prelievo per qualsivoglia utilizzo. La soglia di fondo invece intendiamo un intervento finalizzato alla stabilizzazione dell'alveo. Dal punto di vista visivo, da come le distinguiamo? Intanto la presenza o meno di opere di prelievo, ma soprattutto la soglia di fondo normalmente non origina a monte un invaso, origina ancorché piccolo, origina semplicemente a monte un riempimento con materiale solido. Ecco, questa che vedete qui, probabilmente in Italia io la definirei soglia di fondo, anche se qui siamo in Friuli e viene utilizzata la terminologia traverso fluviale. Ecco, tenete presente che la terminologia tecnica non è scolpita nella pietra, eh? Quindi non pensate che i termini tecnici abbiano sempre un significato univoco e ben determinato. A volte c'è una certa, diciamo, sovrapposizione e dovete, anche in queste cose, dovete imparare ad avere dimestichezza. Andiamo avanti, questa invece è la traversa più seria, qui ci sono sicuramente opere di regolazione, da che cosa lo si capisce? Ma vedo che innanzitutto c'è una passerella che passa sopra, quando ci sono queste passerelle che passano sopra,
quasi sicuramente il motivo è quello di, dalla passerella, andare a muovere degli organi di regolazione. Possono essere anche altri motivi, tipo pulizia, sorveglianza, però normalmente qui, vista anche la dimensione del corso d'acqua e vista l'imponenza di quest'opera, mi viene da pensare che qui ci siano delle opere di regolazione. Questa è sempre in Italia, Persano, che adesso non so esattamente dove sia, comunque diciamo che la localizzazione ci interessa relativamente. E qui invece vediamo una traversa fluviale che è a Borgo Fosio, in provincia di Bergamo. E questa traversa, anche questa è provvista di organi di regolazione, e lo si vede anche dal fatto che qui si intuisce, purtroppo qui alla lavagna non è che vediamo tantissimo, la lavagna sullo schermo non è che vediamo tantissimo, ma lo si intuisce dal fatto che il passaggio dell'acqua avviene non attraverso sfioro dall'alto, ma attraverso scarichi, chiamiamoli scarichi di fondo, in realtà poi non sono esattamente di fondo, comunque degli scarichi che sono regolati da paratoie, quindi da saracinesche di chiusura. In termine tecnico si chiama paratoia una saracinesca di chiusura che va a regolare quindi uno scarico, che io l'ho chiamato di fondo, questo non è esattamente di fondo, è comunque uno scarico regolato. E lo si vede appunto perché l'acqua fuoriesce dal basso, non dall'alto. Ecco, poi di fianco, a sinistra si vede una rampa che potrebbe essere una conca di navigazione, oppure, non mi sembra dire la verità, una conca di navigazione, ma potrebbe anche esserlo, oppure potrebbe essere anche questa un'opera che permetta la continuità dell'ecosistema fluviale. A destra mi pare di vedere, a destra idrografica, quindi a sinistra della foto, mi pare di vedere invece una infrastruttura di prelievo. Ecco. E, bene, questo giusto per vedere qualche foto. Ecco, tornando invece alle mie pagine web, che dal punto di vista grafico sono meno accattivanti, dunque chiudiamo queste cinque schede, vediamo quindi di operare una prima classificazione delle traverse. Dunque, aspettate un secondo che non mi piace così, perché un attimo solo, perché c'era poco spazio dedicato allo schermo. Aspettate che la riapro. Bene, poi vediamo di fare sparire anche questo. Perfetto. Eccolo qua, quello che volevo mettere in evidenza. Benissimo, le traverse fluviali possono essere classificate nelle seguenti due tipologie. Allora, ci sono le traverse mobili e le traverse fisse, che sono le due tipologie che volevo appunto mettere in evidenza. Poi abbiamo anche la terza categoria, che sono gli sbarramenti precari o temporanei, su cui però noi non ci soffermiamo. Voglio però mettere in evidenza che anche questi li potete trovare. Cioè, se voi camminate lungo gli alvei dei fiumi, non è infrequente trovare degli sbarramenti temporanei che vengono creati, ad esempio, durante la stagione estiva, proprio per magari creare dei piccoli invasi da cui si va a prelevare acqua. Ecco, questi sbarramenti temporanei, poi alla prima piena o diciamo alla prima occasione di deflusso più elevato, spesso vengono divelti, vengono cancellati. A noi interessano poco, se non per farvi notare che anche questo tipo di interventi, soprattutto in passato, erano frequentissimi, erano molto frequenti e ancora oggi si possono ancora trovare. E invece quello su cui mi volevo soffermare sono le traverse mobili e le traverse fisse. Allora, la differenza qual è? È che le traverse mobili sono appunto dotate di organi di regolazione del livello idrico di monte, quali paratoie, eccetera. Luci regolabili, la paratoie identifica la presenza di una luce regolabile, cioè una luce di deflusso che noi possiamo regolare. Bene. La traversa fissa invece è priva di organi di regolazione. Quali sono i vantaggi e gli svantaggi delle due categorie? Ma diciamo che è intuitivo, la traversa mobile presenta grande vantaggio appunto di poter tenere il livello idrico regolato, lo svantaggio è che c'è bisogno di manutenzione e poi l'altro svantaggio è il costo di costruzione. Ecco, la traversa invece fissa ha il grande vantaggio di cavarsela da sola, di avere manutenzione e costruzione molto più semplici. La diretta conseguenza di questa classificazione è che spesso le traverse mobili le trovate su corsi d'acqua importanti,
che giustificano spesa, mentre su corsi d'acqua minori, tipicamente anche corsi d'acqua montani, trovate le traverse fisse. Bene, allora noi ci concentreremo sulle fisse nella nostra trattazione. Per quale motivo? Perché diciamo che da un punto di vista di studio della progettazione i concetti sono gli stessi, non c'è una grande differenza, le variabili di progetto sono le stesse e la traversa mobile richiede una maggiore attenzione dal punto di vista meccanico, che però non è quello che a noi interessa più di tutti. Quindi noi ci concentreremo sulle fisse, anche perché chiaramente addentrarci in dettagli di tipo meccanico ci porterebbe via del tempo, noi di tempo ne abbiamo poco. Bene, allora però volevo farvi vedere intanto una immagine che è dinamica sulle mie pagine web da Google Earth, scusate un secondo, perfetto, che fa vedere una traversa mobile sul Danubio. Non mi ricordo, dunque aspettate che c'è scritto dov'è esattamente. È in questa località Hibs per Sembeug, chissà se la pronuncio bene, sicuramente no. E comunque in sostanza questa mappa ve la volevo far vedere per liquidare con un discorso di meno di 5 minuti come sono fatte le traverse mobili. Le traverse mobili spesso prevedono un'opera di discreta complessità, in questo caso direi anche un'opera di alta complessità, perché prevedono una parte che è dedicata al deflusso dell'acqua, deflusso ordinario dell'acqua, per distinguerlo invece da deflussi per altri usi. Quindi una parte dedicata al deflusso ordinario dell'acqua è dotata di organi di regolazione. Ecco, questa parte, questa è un'immagine dinamica, come vi dicevo, è zoomabile. Quindi adesso cerco, tra l'altro ha una definizione, è impressionante la definizione di Google. No, aspettate solo un secondo, che lo rimetto al centro. E adesso ve la faccio vedere. Qui sono al centro, vedete che sto zoomando, sono al centro e adesso mi dispiace. Sempre per qui in aula non riuscite a vedere bene, ma poi sulle mie pagine web trovate tutto. Vedete che al centro c'è una parte, al centro fiume, con geometria diversa dal resto, dove qui non si vedono direttamente. Se andate su Google, poi riuscite anche con lo Street View a vedere le immagini angolate. Qui ci sono le paratoie con le luci di deflusso ordinario. A fianco, a sinistra e a destra, ci sono altre luci di deflusso, sono due centrali idroelettriche. Perché centrali idroelettriche? Per ovvi motivi. La traversa fa compiere all'acqua una perdita di quota. Questa perdita di quota si può utilizzare per produrre energia. Questa è un'opportunità che viene utilizzata in modo oggi sempre più frequente. E questa menzione tenevo a farvela. Mentre nel passato lo sfruttamento idroelettrico avveniva soprattutto con grandi opere, quindi con grandi dighe, adesso lo sfruttamento idroelettrico viene supportato, sviluppato soprattutto con piccole opere. Ecco, questo per quale motivo? Intanto l'efficienza delle apparecchiature di generazione idroelettrica, quindi delle turbine, è aumentata notevolmente. Quindi ciò che una volta facevamo fatica a utilizzare per la ridotta efficienza dei macchinari, adesso invece riusciamo a utilizzarlo in modo più semplice. Questa è una prima ragione. La seconda ragione è quella che adesso c'è un'attenzione sempre più crescente all'energia pulita e quindi diciamo che risulta conveniente sfruttare ciò che prima non lo era. Ecco, tenete presente però che sul concetto di energia pulita potremo parlare fino a Natale, perché anche questo tipo di sfruttamento è considerato impattante sull'ecosistema, perché bisogna fare comunque un'opera di trasversale al corso d'acqua, un'opera che poi causa un'interruzione dell'ecosistema e poi comunque per un tratto più o meno lungo del corso d'acqua c'è una deprivazione di risorsa idrica. Quindi di fatto anche questa soluzione per generare energia senza produrre emissioni di CO2 o con emissioni, diciamo, molto più limitate rispetto ad altri sistemi di generazione, è a volte criticata. Ecco, chiaramente dobbiamo partire dal presupposto che soluzioni completamente pulite per produrre energia non ce ne sono, pulite nel senso che non producono alcun impatto sull'ambiente.
Quindi si tratta di capire quali sono le soluzioni più appropriate anche in dipendenza dalle realtà locali. Di fatto, comunque, c'è un'attenzione sempre crescente per queste soluzioni, per cui se voi lavorerete in questo ambito, cioè nell'ambito delle risorse idriche, nell'ambito dei corsi d'acqua, sicuramente vi capiterà qualcuno che vi viene a chiedere la progettazione di piccoli impianti idroelettrici, piccoli o di medie dimensioni, però adesso c'è proprio attenzione anche per i piccoli impianti che servono poche abitazioni, perché intanto sono meno impattanti e spesso ce la si cava mettendo una turbina nell'acqua che corre. E poi perché comunque si è compreso che l'impatto ambientale, laddove è possibile, è minore, attuando delle soluzioni distribuite piuttosto che delle soluzioni concentrate in grandi opere. Ecco, tenete presente che se voi osservate un fiume che scorre, soprattutto in montagna, vi rendete conto di quanta energia lì c'è. Cioè, noi risolveremmo completamente i nostri problemi di produzione energetica se trovassimo un modo pulito che consente e soprattutto praticabile a vasta scala, che consente di sfruttare questa energia, un'energia enorme che viene dissipata in turbolenze che non dico che non servono a nulla, perché poi la turbolenza genera ossigeno comunque, supporta l'ecosistema, però certamente sarebbe possibile, se ci fossero delle soluzioni pulite, intervenire sfruttando questa energia, magari anche solo parzialmente, basterebbe anche sfruttarla solo parzialmente, avremmo risolto ogni tipo di problema. Anche perché a volte questa energia poi crea troppi problemi. Se, quando la turbolenza diventa eccessiva, crea problemi, innesca frane, poi anche per l'ecosistema stesso non va bene. Quindi, se noi trovassimo la soluzione, che prima o poi si troverà, non ci sarebbero, voglio dire, con i corsi d'acqua avremmo probabilmente risolto il problema energetico. Bene, torniamo alla nostra traversa. Quindi ci sono due centrali idroelettriche. Perché due, anziché metterne una sola? Perché il Danubio fa confine. In questo caso mi pare che faccia confine. Non mi ricordo tra quali paesi, perché come sapete è lunghissimo, penso che ci sia l'Ungheria da una parte, forse l'Austria dall'altra. Poi, volendo, andate su Google e trovate subito di che cosa, localizzate subito dove vi trovate. Bene, poi l'altra cosa interessante è la conca di navigazione. La conca di navigazione che vedete qui a, forse ce ne sono due, però qui la vedete sicuramente qua dove c'è scritto Danubio. Qui dove sto mettendo il mouse, questa è una conca di navigazione. La conca di navigazione permette alle navi di passare l'ostacolo. Come funziona una conca di navigazione? Dunque, aspettate che non mi ricordo perché è una cosa curiosa, carina da vedere. Stavo guardando se ce l'ho qui come funziona. Aspettate un secondo. Direi che ce l'ho. Allora, vedete che qui c'è scritto nel testo: il corpo d'attraverso include le conche di navigazione. C'è un link. Andiamo a cliccare su questo link, magari in una nuova scheda. E qui vedete intanto un'immagine, ma soprattutto è la cosa carina è vedere come funziona, cioè questa qui. Aspettate che guardo se riesco a ingrandirla. Ecco, qui si vede come funziona la conca di navigazione, quindi praticamente molto semplice, però è anche affascinante. Praticamente la conca di navigazione ha due paratoie, due chiusure, una monte e una valle. Vedete quindi praticamente regolando le due chiusure si abbassa il livello del pelo libero dal livello di monte al livello di valle, la nave scende, sembra un ascensore proprio, in effetti è un ascensore idraulico, se vogliamo chiamarlo così, molto utilizzata nelle opere di grandi dimensioni. Ecco, la prima c'era un'immagine carina perché qua vi fa vedere come sono fatte queste, io le ho chiamate, ho detto che si usano delle paratoie, in realtà la paratoia si usa quando l'opera di chiusura è piccola. Quando l'opera di chiusura, quindi questa sorta di cancello, diventa di dimensioni ampie, si usano le porte vinciane. Perché? Perché la paratoia con la spinta dell'acqua non la muovete più, se no. Cioè, se la paratoia è molto grande, con la spinta dell'acqua che va a pressarla, non riuscite più a sollevarla. Allora si utilizzano le porte vinciane. Le porte vinciane praticamente sono così chiamate per Leonardo da Vinci, no? Però non sono del tutto sicuro che le abbia inventate lui, perché mi ricordavo di aver letto una storia che si chiama Vinciane, ma non le ha inventate lui, però potrei anche sbagliarmi, se siete interessati a questi dettagli storici, poi su internet si trova tutto. Le porte vinciane hanno il vantaggio che quando voi le chiudete, l'acqua a monte è bassa, quindi praticamente adesso sono aperte, no?
se noi adesso le vogliamo chiudere, l'acqua monte e bassa, quindi chiuderle si riesce bene, quindi con i macchinari si riesce bene a chiuderle. Anzi, scusatemi, monte è qui. Aspettate un attimo che non voglio dire stupidate. Oh là, aspettate solo un secondo perché. Adesso non, ho un lapsus freudiano, dunque, perché la porta vincerana deve, la spinta dell'acqua la deve tendere a chiudere, quindi praticamente, ah ecco sì, ci sono. Allora, praticamente la spinta dell'acqua deve tenderla a chiudere, quindi a monte siamo messi qua. E quindi la spinta dell'acqua tende a chiuderla e a tenerla chiusa. Dopodiché, per aprirla, perché chiaramente noi nel momento in cui la chiudiamo abbiamo un livello a monte basso e a valle basso, lo stesso livello, no? Nel momento in cui la chiudiamo il livello a monte si alza e tende a chiuderla. Quindi praticamente poi a quel punto però nel momento in cui hanno creato dislivello, dopo la spinta dell'acqua a monte tende a tenerle chiuse e non riusciamo ad aprirle. Per riuscire ad aprirle occorre invertire il flusso oppure alzare il livello di valle. Comunque fondamentalmente lavorano sul concetto che l'acqua, la spinta dell'acqua, permette loro di fare tenuta. Noi comunque su questo tipo di opere non andiamo nei dettagli perché noi non progettiamo questo tipo di cose, questo tipo di interventi. E dunque, adesso possiamo chiudere qui. Aspettate un attimo che... Benissimo. Ecco, quindi diciamo che giocando un po' con questa immagine riuscite ad avere qualche dettaglio in più. Noi però adesso ci concentriamo sulle traverse fisse. Quindi fatta questa carrellata, noi ci concentriamo sulle traverse fisse. Allora, la traversa fissa, la progettazione richiede diversi passaggi che noi adesso studiamo in ordine. Noi dedicheremo alle traverse fisse, direi, la lezione di oggi e probabilmente parte della lezione di lunedì. Ecco, il primo problema progettuale che si pone quando si progetta una traversa fissa e ammettiamo che la progettiamo per effettuare un prelievo di risorsa. Quindi per fare un prelievo d'acqua, il primo problema che si pone è quello di stimare la portata di progetto, cioè è quello di stimare quant'acqua noi vogliamo o possiamo prelevare dal corso d'acqua. E questa è la prima variabile di progetto della quale abbiamo bisogno. Quindi questa che viene chiamata la portata di progetto è la prima variabile di progetto di cui abbiamo bisogno e dobbiamo adesso cercare di capire come stimarla. Il problema essenzialmente si riduce a capire quant'acqua c'è in parole povere in un corso d'acqua. E potrà sembrarvi un problema di semplice soluzione, in realtà è una delle incognite maggiori che spesso dobbiamo risolvere quando interveniamo su un fiume, cioè quant'acqua passa di lì. Allora, che si voglia stimare la portata di magra, come in questo caso, perché quando si va a fare un prelievo, dobbiamo porre particolare attenzione alla magra, cioè ai valori della portata minima, perché chiaramente se noi adottiamo una variabile di progetto che è superiore alla minima, non c'è nessun problema, ma dobbiamo sapere che in taluni casi, durante le magre, quando si verifica il minimo, noi non riusciamo a prelevare tutta la portata di progetto. Quindi, quando facciamo questo tipo di progettazione, noi poniamo l'attenzione soprattutto alle minime, non esattamente al minimo assoluto, però diciamo alle portate più basse. Ora, sia che siamo interessati alle portate minime, sia che siamo interessati alle portate massime, questo è un punto interrogativo enorme. E ripeto, potrà sembrarvi in realtà un problema banale, non lo è. Perché non è un problema banale? Perché spesso non abbiamo dati. Perché non abbiamo dati? Perché è difficile misurare la portata, è difficile misurare quant'acqua passa. Noi più avanti studieremo come si fanno le misure. Adesso vi anticipo che non è banale. Bene, allora se voi arrivate sul corso d'acqua e vi viene chiesto di indicare una portata di progetto per un prelievo, come vi comportate? Allora, la prima domanda che vi dovete chiedere è se ci sono dati piuttosto che no.
Bene, allora noi chiaramente mettiamoci prima nella condizione più facile, ci sono dati. Bene. Allora, qua stiamo parlando quindi di stima della disponibilità idrica. Allora, tenete presente che prima, per adesso faccio delle, non guardate ancora la figura, che la devo introdurre. Prima faccio una premessa. Allora, la prima domanda che vi dovete porre, come vi ho detto, è ci sono dati oppure no? Molto spesso la risposta sarà no, però noi adesso poniamoci nella situazione ideale in cui i dati ci siano. Poi dopo discuteremo di come risolvere il problema della mancanza di dati. Ecco, tenete presente che dati sono disponibili raramente proprio per il punto dove siete a progettare. I dati sono disponibili in quel punto solo se c'è una stazione di misura che qualcuno gestisce. Poi vedremo chi è quel qualcuno, chi può essere. Ora, se non c'è una stazione di misura, voi dovete in un qualche modo collocarvi nel secondo caso senza di dati. Però per adesso immaginiamo che voi vi chiedano di indicare una portata di progetto per un'opera che esiste già, sulla quale già c'è una stazione di misura. Perfetto. Allora, la prima cosa da capire, la prima cosa da fare è avere i dati, reperirli. Quindi, quali sono gli enti che effettuano misure in Italia e poi anche a livello internazionale. Ora, la prima cosa che dovete considerare è che in Italia gli enti che hanno sono deputati alla raccolta di misure sono molteplici, cioè dovete entrare nell'ordine di idee che non esiste un riferimento fisso. Quindi la prima cosa da capire quando ci sono dati è capire chi li ha raccolti e chi li detiene. Ora, per quale ragione in Italia, come vi ho detto, ci sono tanti enti, all'estero invece potrete avere meno difficoltà a identificare qual è l'ente responsabile. Ora, per quale ragione in Italia ci sono tanti enti? La ragione è essenzialmente storica. L'Italia è un paese dalla lunga storia, un paese che è unito da solo 150 anni, un po' di più adesso perché il tempo passa, quindi sarà 160, no? Quindi è un paese che in passato era governato da entità invece divise, ma il passato a noi sembra lontano, ma 160 anni quando si parla di acqua e di fiumi sono nulla, quando si parla di amministrazione sono nulla. Ecco, quindi gli enti, a seguito di questo risultato e di questa evidenza, di questa ragione storica, e a seguito anche della complessità del territorio italiano dal punto di vista idraulico, è un territorio estremamente complesso, in cui l'acqua gioca un ruolo fondamentale, con un'orografia complessa, gli enti possono essere diversi. Ora, attualmente la raccolta dei dati a livello nazionale, principalmente gestita dalle ARPA, cioè le aziende regionali per la protezione dell'ambiente. In passato esisteva un servizio chiamato Servizio Idrografico Mareografico Nazionale, che svolgeva la stessa funzione, che poi è passato sotto il controllo delle ARPA. Ora, quindi l'ARPA è il vostro punto di riferimento fondamentale. Tenete presente che molto spesso le ARPA sono inoltre proprietarie del dato e non lo mettono a disposizione gratuitamente. Adesso la situazione, da un punto di vista dell'informazione di tipo territoriale, si sta rapidamente evolvendo verso una configurazione open. Come sapete, ci sono delle spinte a livello internazionale molto forti per la condivisione dei dati. Quindi le cose stanno cambiando rapidamente, ma tenete presente che in generale, il dato è un dato proprietario e questo, fino a pochissimi anni fa, spesso ha impedito la condivisione, cioè condivisione proprio a livello internazionale è un fatto recentissimo. A livello internazionale, quando ho cominciato io a occuparmi 20 anni fa di questi problemi, era pressoché impossibile condividere i dati tra Italia e Austria e quindi la ricerca scientifica si faceva fino al crinale delle Alpi, e poi appena si andava di là bisognava contattare gli austriaci che dicevano sì, però il dato non te lo posso dare, quindi la condivisione era impossibile. Ecco, queste cose ve le dico perché
In realtà adesso la configurazione è diversa e se non si ha una comprensione di quello che è il progresso storico, si fa fatica ad orientarsi e a capire le ragioni di certe scelte che sono state fatte. Morale, voi andate alle ARPA, però, perché voglio andare anche al sodo, oltre comunque a darvi un inquadramento del contesto. Però dovete tenere presente che ci sono anche i consorzi di bonifica, che hanno spesso competenze diverse, però diciamo che le ARPA hanno competenze sui fiumi di maggiore dimensione, i consorzi di bonifica hanno competenze sui corsi d'acqua di minore importanza, quindi corsi d'acqua a livello provinciale, di importanza provinciale, spesso sono gestiti dai consorzi di bonifica. E poi c'è anche l'Enel, cioè l'ente nazionale per la produzione dell'energia idroelettrica, che pure è proprietaria di dati che spesso sono localizzati in prossimità delle dighe. Quindi voi dovete capire chi detiene il dato e entrarne in possesso. Perfetto. Sì. C'è anche la protezione civile che c'è la rete di Dovrebbe, dunque, in generale coincide con quelle delle ARPA, che poi vengono messe a disposizione della protezione civile. Credo che il punto di riferimento, il panorama cambia in continuazione, questo dico credo, ma il punto di riferimento dovrebbe essere ISPRA, che è l'Istituto di Servizio di Protezione, e comunque è un punto di riferimento nazionale dove convergono i dati delle ARPA a cui fa riferimento anche la protezione civile. Però la protezione civile non gestisce stazioni di misura, la protezione civile gestisce un intervento di protezione civile, appunto, e fa utilizzo dei dati che sono raccolti dalle ARPA. E in realtà poi adesso, come vi dicevo, la condivisione dei dati sta progredendo, quindi quando ci sono dei dati dei consorzi di bonifica che sono di interesse comunque delle ARPA e della Protezione Civile, spesso la condivisione è già stata fatta. Però non è banale, non è banale e soprattutto, guardate, non è banale in Italia quando vi trovate su un corso d'acqua capire chi è responsabile di quel corso d'acqua, cioè chi ne fa la manutenzione, chi è che è responsabile della gestione di quel corso d'acqua e quindi della raccolta dati se viene fatta. C'è questo incrocio di competenze tra regioni, consorzi di bonifica e anche con le province che di fatto esistono ancora, che non è banale da decifrare. Le province molte lo hanno ancora, degli uffici ex Genio Civile, che adesso si chiamano Servizio Provinciale per la Difesa del Suolo, che comunque hanno delle competenze sui corsi d'acqua. Poi ci sono le autorità di bacino, che anche quelle sono state realizzate per quale motivo? Per i corsi d'acqua di grande estensione tipo il Po, non è pensabile effettuare una gestione di tipo regionale. Quindi sono state create le autorità di bacino, che non ricordo male, qui l'esperto è Bratte di queste cose, sono 5 o 6 in Italia, che hanno praticamente competenza sovraordinata per la gestione del corso d'acqua rispetto alle regioni. Quindi la gestione del bacino del Po è affidata all'autorità di bacino del fiume Po, che prevale, sta a un livello gerarchico più elevato rispetto alle regioni in termini di pianificazione territoriale e di gestione. Ecco, capire in Italia qual è l'incrocio delle competenze sui corsi d'acqua proprio per le ragioni storiche di cui vi dicevo è assolutamente non banale. Io all'inizio pensavo che fosse un problema mio, che non riuscivo a orientarmi, poi ho parlato con una persona dell'autorità di bacino del Po che aveva presentato una presentazione in PowerPoint di 30 slide proprio sul governo delle acque in Italia e ha confermato che orientarsi non è banale. E tenete presente che anche cercare di riordinare il governo delle acque non è banale, perché ad esempio i consorzi di bonifica una decina di anni fa sono stati accorpati, quindi adesso credo che siano la metà di quelli originari. Ma questa operazione non è stata per nulla semplice, perché comunque quando si accorpa si vanno ad accorpare delle risorse, anche delle risorse umane, non è banale, ecco, questi processi di riforma non sono banali. Comunque, come vi dicevo, adesso noi supponiamo che voi siate entrati in possesso dei dati. Il dato di portata, perché noi è questo che ci interessa, no? Noi vogliamo sapere quanta acqua passa. Ricordatevi che la portata è il volume d'acqua che passa per una sezione trasversale in unità di tempo. Il dato di portata si riferisce a una località, quindi, cioè a una sezione fluviale, quindi voi parlerete di fiume Po, Ponte Lago Scuro, significa che vi riferite al fiume Po, questo lo davo per scontato, e poi vi riferite a una sezione fluviale, quindi fiume Tizio a Caio. Bene, ecco. Quindi il dato di portata ha una sua collocazione spaziale ed è caratterizzato da una risoluzione temporale. Di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di portata media
giornaliera, oraria, mensile, annuale. Quindi dovete avere ben chiaro che il dato di portata ha una sua collocazione nello spazio ed è caratterizzato da una risoluzione temporale. In passato la risoluzione temporale era più, diciamo, più grossolana, ovviamente. Adesso con sistemi automatici di misura potenzialmente potremmo essere in grado di misurare la portata anche a scansione temporale di 1 minuto, se questo avesse un senso, e in taluni casi ce l'ha. Ecco, allora, che cosa intendo dire che in passato la risoluzione era più grossolana? Intendo dire che le portate si misuravano quando andava bene la scala temporale oraria, quindi vengono indicate come portate medie orarie. Difficile portata prima del 1980 ha una risoluzione inferiore e tipicamente la risoluzione temporale del Servizio idrografico e morografico nazionale era quella giornaliera. Quindi questa, da un punto di vista professionale, è la risoluzione temporale con cui più spesso ci troviamo ad avere a che fare, quindi dati di portata media giornaliera. Attenzione, quando si dice media si intende media sull'intervallo di tempo considerato, però in realtà la misura è puntuale. Quindi la portata media giornaliera in realtà tipicamente veniva misurata alle 9 del mattino. C'era l'omino che andava fuori alle 9, preciso, e faceva la sua misura. Ecco, quindi non è la media, però convenzionalmente la si prende come indicazione del valore medio. Voi mi potreste dire, ma così c'è dell'incertezza? Certo, ma lo sappiamo. La prima cosa che avevo detto quando ho iniziato il corso è che quando si parla di idrologia, di costruzioni idrauliche, di acqua, c'è incertezza. Ma c'è quel famoso detto attribuito a Leonardo, che anche questo non si sa se poi l'ha detto veramente lui, no? Che disse, che quando si tratta con acqua, prima bisogna usare l'esperienza e poi la ragione. Per quale motivo? Proprio perché c'è incertezza. Cioè, praticamente Leonardo disse, se è vero che l'ha detto lui, quando si tratta di acqua, si progetta su dell'acqua, prima bisogna usare l'esperienza e poi la teoria. Ecco, il motivo principale è proprio questo, incertezza. Bene, allora noi supponiamo di avere quindi questa disponibilità di dati. E supponiamo che la scala temporale sia giornaliera, però diciamo che il ragionamento che vi sto facendo si estende a qualunque scala temporale. La domanda a questo punto che ci poniamo è: quanta ne posso prendere? Cioè, qual è la portata di progetto? Tenete presente che noi per dimensionare un prelievo abbiamo bisogno di un valore di portata di progetto, perché a quel valore di portata di progetto noi dimensioniamo le luci di prelievo, dimensioniamo i tubi o i canali che portano l'acqua da dove la preleviamo, dove la utilizziamo, e deve essere un valore unico. Chiaramente uno può dire, beh, allora io per sicurezza lo prendo alto questo valore, così nell'ambito di un valore massimo elevato poi mi regolo, no? Però io vi risponderei dicendo, sì, ma se voi adottate una portata di progetto elevata l'opera costa di più. Non solo. Se voi adottate una portata di progetto elevata e l'utilizzo è idroelettrico, la turbina lavora con meno efficienza se la fate lavorare a una portata che è inferiore a quella nominale. Se la portata è maggiore, la turbina si rifiuta, no? Cioè arriva fino lì e basta. Ma anche se la fate lavorare a una portata inferiore, l'efficienza della macchina cala. Quindi non ci conviene proprio dire, vabbè, io per sicurezza la portata di progetto la metto pari alla massima, non va mica bene. Noi dobbiamo adottare una portata di progetto che sia compresa tipicamente tra il minimo assoluto e il massimo assoluto, ma a quale valore? Ecco, questa è la domanda che noi dobbiamo rispondere. Quindi, se noi abbiamo una serie di dati, calcoliamo il minimo e il massimo, diciamo bene, al di sotto di questo non ci vado, al di sotto del minimo, al di sopra del massimo non ci vado. Tenete presente, sto facendo solamente considerazioni tecniche, quelle ambientali le facciamo dopo. Cioè il fatto di dire che io comunque non posso prelevare tutta l'acqua che passa per un fiume, ne parliamo dopo. Ecco, da un punto di vista tecnico ho appunto questi valori, minimo e massimo, devo giocarmela in mezzo.
Altra considerazione da fare. I dati non sono infiniti, si riferiscono a un periodo di tempo. Oltre a essere caratterizzati da risoluzione temporale e da localizzazione spaziale, aggiungo una terza caratteristica, la lunghezza del periodo d'osservazione. E è intuitivo che più è lungo il periodo d'osservazione, più noi siamo tranquilli, perché immaginatevi, se i dati coprono soltanto un mese, beh, io per gli altri mesi non so niente. Se i dati coprono solo un anno, vabbè, io conosco quell'anno lì, ma degli altri anni non so niente. Ora voi potreste dire, ma sì, ma da un anno all'altro cosa vuole che cambi? No, cambia. Allora, un'opera di presa, quant'è, e qui vi do un'indicazione spannometrica, quant'è l'estensione della serie temporale? La serie temporale è l'insieme dei dati, quindi il gruppo dei dati, se sono dati raccolti nel corso del tempo, noi la chiamiamo serie temporale. Qual è l'estensione della serie temporale ideale? Bene, allora io la butto lì e vi dico, la prima cosa che vi dico è dipende dal corso d'acqua. Però per un'opera di presa con un corso d'acqua medio, diciamo che 10 anni sono sufficienti. Quindi 365 per 10, 3650 numeri sono sufficienti. Questo vi consente di affermare che il minimo di quei 3650 è un'indicazione attendibile del minimo che si potrà verificare nei prossimi 10, 20, 50 anni. Attendibile, l'incertezza comunque rimane, eh? Cioè quello che avete osservato gli ultimi 10 anni, non è mica detto che i prossimi 10 anni si ripeta. I prossimi 10 anni ci può essere più acqua o meno acqua, dipende da tante cose. Però è un'indicazione attendibile, 10 anni è un'indicazione attendibile, il massimo di 10 anni è un'indicazione attendibile. Se gli anni sono due, insomma ci sono proprio stati degli studi che hanno dimostrato che con 2 anni e basta di dati uno non ha una grande informazione per la progettazione. Ecco, poi chiaramente però tenete sempre presente che ogni corso d'acqua è a sé. No, poi vedremo degli esempi. Per il Po abbiamo a disposizione dal 1 gennaio 1920 dati di portata media giornaliera Ponte Lagoscuro. Quindi abbiamo già 100 anni di dati. Tra l'altro, proprio quest'anno, beh, a fine del 2019, sì, nel 2019 la serie ha compiuto 100 anni. E altri corsi d'acqua ce ne hanno meno. Bene, allora adesso supponiamo di essere fortunati, di avere i dati in misura sufficiente. Bene, la portata di progetto come la si calcola? Ora, in costruzione idraulica e idrologia, la disponibilità idrica si valuta ancora oggi nella pratica professionale con un metodo grafico. Metodografico che presenta il grande vantaggio di essere da un punto di vista interattivo molto efficace, quindi per avere interazione con i nostri portatori di interesse molto efficace. Ecco, questo metodo grafico si chiama curva di durata delle portate, voi questo nome l'avete già sentito. Ecco, ha anche dei sinonimi, in italiano viene chiamato, vabbè, in inglese flow duration curve, ma in italiano ci sono anche altre terminologie che vengono utilizzate, tipo linea di durata. No, linea non è utilizzata, adesso mi sfugge. Comunque, utilizziamo la terminologia che è indicata sulle mie dispense, cioè curva di durata delle portate. Ora, voi ne avete già sentito parlare, quindi io, non tutti voi ne avrete già sentito parlare, però qualcuno di voi sicuramente sì. Io, la introduco. Non mi ci soffermo a lungo, proprio perché so che alcuni di voi ne hanno già sentito parlare con alcuni dei miei colleghi, o alcuni di voi ne hanno sentito parlare nei loro studi triennali fatti in altra sede. Se poi invece fossero necessari dei chiarimenti, voi dovete non fare altro che dirmelo. Ora, vediamo la definizione prima. Ora, la definizione è riportata qua, là in alto. E la leggo, la curva di durata delle portate, lì ho utilizzato l'acronimo inglese FDC,
L'accumulo di durata delle portate visualizza la percentuale di tempo, poi ripeto, chiamata anche durata, nell'arco di un assegnato periodo di osservazione, quindi percentuale di tempo nell'arco di un periodo di osservazione, percentuale di tempo durante la quale è stata eguagliata o superata una portata assegnata. Quindi, ripetiamo. La curva di durata delle portate indica la percentuale di tempo durante un assegnato periodo di osservazione durante il quale è stata eguagliata o superata una portata assegnata. Bene, allora attenzione, facciamo un esempio. Fiume Po, Ponte Lago Scuro. Io assegno una portata, 1500 metri cubi al secondo. Qual è la percentuale di tempo sui 100 anni nel quale quella portata è stata eguagliata o superata? A spanne vi dico 50%. Ecco, questa risposta identifica un punto della curva di durata delle portate. Al variare della portata, per punti costruite tutta la curva. Graficamente, questa figura, che adesso vi ingrandisco, chiarisce il concetto, cioè io ho quello che noi chiamiamo idrogramma. Che cos'è l'idrogramma? È il grafico della serie temporale delle portate. Quindi noi in R facciamo un plot, non sappiamo ancora come farlo, ma la prossima settimana lo vedremo. Facciamo un plot e peschiamo l'idrogramma. Perfetto. L'idrogramma porta in ascissa il tempo, in ordinata la portata. Bene. Allora io che cosa faccio? Sull'asse delle ordinate vado ad identificare la mia portata di riferimento. Traccio una linea orizzontale e vado a vedere tutte le volte che questa linea orizzontale interseca l'idrogramma. Vedete qua in blu continuo, segmenti B e C, ho identificato la lunghezza delle intersezioni tra l'orizzontale corrispondente alla portata assegnata e l'idrogramma. Perfetto. Adesso che cosa faccio? Qui a destra costruisco la curva di durata delle portate, cioè per ogni portata riporto la lunghezza dei segmenti di intersezione. Vedete qui a sinistra ho B e C, a destra B più C, ho costruito la curva di durata delle portate. Chiaramente questa non è espressa in termini percentuali. Questa curva di durata delle portate che vedete a destra non è espressa in termini percentuali, è espressa in termini di durate totali, ma non cambia nulla. Attenzione, che io passi dalle durate totali alla percentuale sul periodo di tempo, non cambia niente. Noi l'abbiamo definita come percentuale, indicazione percentuale, però possiamo anche definirla in modo del tutto analogo con una indicazione di durata totale, B più C. Se io volessi la percentuale, cosa devo fare? Devo fare il rapporto tra B più C e D, cioè il verde. Ecco, la curva di durata delle portate, attenzione, la troverete visualizzata in alcuni grafici in percentuale, in altri grafici con la durata totale. Bene, allora per capire qualcosa di più adesso andiamo a aprire un'altra pagina Firefox e andiamo a cercare delle immagini di curva di durata delle portate. Curva di durata delle portate, perfetto, andiamo a beccare delle immagini. Benissimo, allora vedete adesso apro la prima che mi capita. Questa è una tesi di laurea di chi? Boh. Antonio Liguori, no, torniamo indietro che non mi interessa la tesi, ma mi interessava la figura. Perché non me la fa vedere? Vabbè, è lo stesso, aspettate un attimo che ingrandisco qua. Allora, guardiamo questa qua a sinistra, si vede male. Guardiamo questa qua a destra, attenzione, questa a destra, vedete una curva di durata delle portate, è in percentuale, vedete che varia da 0 fino a 1, quindi è in percentuale. Bene, quello è un esempio di curva di durata delle portate. Adesso andiamo a vedere questa qui sotto.
Vediamo se riesco a aprirla. Qua non riesco a visualizzare la scissa, quindi lasciamo perdere. E andiamo a vedere, questa è un'altra immagine che mi interesserebbe. Vediamo se riesco a. Ok, perfetto. Allora, vediamo questa figura qui a destra, vediamo se riesco a ingrandirla. Sì. Questa figura qui, questa è un'altra curva di durata delle portate, però attenzione, guardiamo la scissa, vedete che la durata è espressa in giorni, quindi non è un'indicazione percentuale, è un'indicazione di durata totale. E siccome la durata espressa in giorni varia da 0 a 365, desumo che è stato utilizzato il periodo annuale, cioè dalla percentuale si è passati dall'intervallo 0,1 percentuale all'intervallo 0,365. Questo non vuol dire che il periodo di osservazione fosse lungo 365, magari lo era, però poteva anche essere un periodo di osservazione di 10 anni, ma la durata è stata messa nella scala 0,365. Perché? Perché chiaramente per noi l'intervallo 0,365 è immediatamente percepibile e distinguibile. Se fosse stato da 0,730 facciamo più fatica a capire, no? Che cosa vuol dire. Da 0,365 significa da 0 a 1 anno e abbiamo quindi una percezione più immediata. Infatti, dal punto di vista tecnico, la troverete spesso espressa così, anche se gli anni di dati sono 100, la troverete espressa con durata da 0,365. Voi siete ingegneri, quindi che sia espressa da 0,1, da 0,365 a 10.000, a voi non cambia molto, eh? Però ho piacere che sappiate che non siate in un qualche modo smarriti se non trovate l'indicazione della durata in percentuale. Ora, vedete che qui c'è scritto, le curve sono diverse, no? Quindi è stato messo il Tanaro, la Dora Baltea, mi pare che sia il Sesia, la Dora Riparia. Attenzione, questa figura è carina perché fa vedere che le curve di durata delle portate possono avere forme molto diverse, al di là di quella che è l'indicazione che qui viene data del massimo, che su cui ci soffermeremo. Al di là dell'indicazione che viene data del massimo, che ovviamente varia, no? Fiumi più grandi avranno dei massimi più alti, ma al di là di quello, provate a guardare anche quella che è la forma della curva, no? Qui c'è una curva di durata, d'ora riparia, che va giù subito con molta pendenza, poi rimane essenzialmente piatta. Invece, becchiamo il Tanaro, beh, stessa cosa più o meno, no? Va giù subito con molta pendenza, poi rimane però un po' meno piatto in fondo. E guardate gli altri fiumi, gli andamenti sono diversi. Imparate a distinguere che cosa questo vuol dire. Cioè, che cosa vuol dire una curva di durata delle portate che scende molto lentamente rispetto a una che scende molto rapidamente? Se la curva di durata delle portate scende molto rapidamente, vuol dire che c'è molta variabilità. Cioè, la portata massima è molto più alta di tutte le altre. E questo per noi ci deve far accendere una lampadina. Oh, questo è un torrente che è pericoloso. Intanto non è mica un fiume piccolo. Cioè, scusatemi, non è mica un fiume grande. Dal Po noi non ci aspettiamo una cosa del genere, no? Non ci aspettiamo che il massimo di Po sia molto più alto di tutte le altre valori di portata. Ci aspettiamo più regolarità. Non ci aspettiamo una curva di durata delle portate nel Po che è molto pendente. Invece un torrente di montagna sì, perché noi sappiamo che il torrente di montagna passiamo di lì è secco, passiamo dopo 10 minuti, se c'è stato un temporale c'è una valanga d'acqua. È molto più veloce. Allora vuol dire che l'estremo, la portata estrema, è molto più alta delle altre. Quindi io se vedo una curva di durata come questa, o come questa, penso subito a qualcosa di montano, di molto variabile. Infatti poi vedete Tanaro, Dora Riparia. Tanaro, a dire la verità, è già un fiume più importante rispetto alla Dora Riparia. Ecco. Se invece vedo una curva di portata, ipoteticamente, se avessi visto una curva di portata che si manteneva tutta piatta in alto, penso a un fiume grande, a un fiume più regolare, a un fiume che non ha degli spike, no? Non ha delle
delle fiammate. Ecco, questo ragionamenti che sto facendo vi indicano l'utilità della curva di durata, no? Quando vi ho detto, il metodo grafico vi consente una maggiore interattività, da un punto di vista tecnico vi consente una sintesi molto efficace delle caratteristiche di un corso d'acqua. La curva di durata delle portate dà una valanga di informazioni. Oltre a dirvi quanta acqua potete prendere, vi dà una valanga di informazioni. Ecco, perché la curva di durata delle portate vi indica quanta acqua potete prendere? Beh, lo dice il nome stesso, no? Cioè, se io sulla curva di durata delle portate vado con una portata di progetto di 40, questi sono litri al secondo chilometro quadro, no? Quindi è una portata specifica. Anche queste unità di misura imparate a maneggiarle con agilità. Quindi non sono metri cubi al secondo come noi ci aspetteremmo, sono litri al secondo su chilometro quadro, è una portata specifica. Per avere metri cubi al secondo devo conoscere l'area del bacino, quindi moltiplico questo valore, litri al secondo chilometro quadro, per i chilometri quadri del bacino trovo litri al secondo. E poi passa a metri cubi al secondo, cioè divido per 1000. Mi raccomando, non dovete avere alcuna indecisione, ve l'ho già detto che un metro cubo sono 1000 litri e un metro cubo d'acqua pesa una tonnellata. Non dovete avere alcuna indecisione su queste, se volete essere dei bravi idraulici, non dovete avere alcuna indecisione su questi passaggi di unità di misura e questi elementi caratteristici dell'acqua, che è il nostro elemento di riferimento in questo corso. Bene, allora come vi dicevo, se io vado su questo valore, 40 litri al secondo su chilometro quadro, se io prendo questo valore di portata di progetto, che cosa mi dice la curva di durata? Mi dice, attenzione, parto da 40, vado a intersecare la curva, vado giù sull'asse delle ascisse, mi dice che io quel valore di portata è eguagliato, superato per circa 110-115 giorni. Quindi vuol dire che io per 115 giorni all'anno, in media, quella portata la posso prendere. Quindi se io progetto una turbina per fare produzione di energia idroelettrica, per 115 giorni all'anno quella turbina lavora alla potenza nominale. Per gli altri giorni lavorerà con meno potenza, perché non c'è acqua nel fiume, quindi se io l'ho progettata per 40 litri al secondo, ripeto il ragionamento, per 100, no, un po' di più, 130 giorni lavorerà a piena potenza e per i giorni successivi lavorerà alla portata che io mi trovo sulla curva di durata delle portate. Quindi capite che la curva di durata delle portate per noi è un'indicazione eccellente. Io la traccio, poi vado al cliente e dico: guarda, se te progetti per 20 metri cubi al secondo, spendi tot e quest'acqua ce l'hai per 60 giorni all'anno. Se progetti per 10 metri cubi al secondo, spendi la metà e quell'acqua ce l'hai per 200 giorni all'anno, però ce l'hai meno, ne hai 10 anziché 20. Benissimo. Fammi vedere se qualche altra. Allora, vedete questa curva qui, sempre espressa da 0 a 365. Se io vedo una cosa di questo genere, penso, allora, prima cosa, qua si legge male, ma l'asse delle portate parte da 0. Prima cosa, a partire da una durata di 180, mi pare che sia giorni, io praticamente non ho più acqua. Quindi, quando la curva di durata mi va a sbattere sull'asse delle ascisse, vuol dire che per quella durata, per il resto che vi rimane, non c'è acqua. Poi l'altra cosa che vedo, vedete quanto viene giù ripida? Questo qua è sicuramente un torrente. Io non so che cosa sia il Giano nella sezione di derivazione, però se andiamo a cercare torrente Giano sul web vedrete che ci troviamo con un torrente montano di piccole dimensioni, perché questa qui è proprio una curva di durata che precipita. Bene, chiudiamo questa finestra, quindi la curva di durata delle portate abbiamo capito che cos'è, vediamo se ho dimenticato qualcosa. Qua ci sono tutta una serie di ragionamenti che io ho già fatto. Ecco, un ragionamento importante che non ho ancora fatto, adesso lo metto in evidenza. È questo, su cui adesso spendo 5 minuti. Allora,
La curva di durata delle portate, che cos'è quindi? È una frequenza, ti dà un'indicazione di una frequenza, cioè durata percentuale è una frequenza. Bene. Quindi se voi dite che la durata è 0,1, significa che quella portata ha una frequenza di 0,1. Allora, la frequenza intuitivamente, ma non solo intuitivamente, siete preparati, avete presente di che cosa si tratta. Cioè quando dico frequenza di 0,1 significa che per il 10% del tempo si verifica quel fenomeno. Bene. Ecco, questo ragionamento mi permette di dire che, aspettate che senza con l'evidenziazione non riesco a vedere il link. Allora, eccola qua. La frequenza, bene, perfetto. Ecco. Siccome stiamo parlando di frequenza con la quale un deflusso è assegnato. Scusatemi, un deflusso assegnato è eguagliato o superato. Stiamo parlando di frequenza cumulata, cioè il fatto che dico eguagliato o superato significa che io sto considerando la frequenza non di un evento preciso, ma di un evento preciso più tutti quelli che stanno sopra. Quindi dico portata eguagliato o superata. Quindi è una frequenza cumulata, si chiama in termine tecnico. Una frequenza cumulata. In termini tecnici, quando noi parliamo di una frequenza di un evento o la frequenza di un valore di portata, normalmente ci riferiamo a quel valore preciso. Quando parliamo invece di frequenza cumulata, intendiamo quel valore e tutti quelli che stanno sopra, oppure quel valore e tutti quelli che stanno sotto, dipende come viene definita. Però la cosa importante da mettere in evidenza è che si tratta di una frequenza cumulata. Qui c'è un link che sarà di Wikipedia, che vi spiega che cos'è la frequenza cumulata in statistica. Adesso non addentriamoci nel link. Quello però che volevo dirvi è questo: la frequenza cumulata è un indicatore della probabilità cumulata. E in particolare, che cosa ho fatto dicendovi questo? Sono entrato nel dominio delle probabilità, no? Del linguaggio nel contesto della statistica. Bene. Ora, quando noi ingegneri, diciamo, entriamo nel dominio della statistica, è un po' come entrare nel dominio degli integrali, delle derivate, no? In un qualche modo proviamo un certo fastidio, perché la statistica ha proprio lo svantaggio di essere poco stimolante, un po' perché la base di teoria è abbastanza complessa. In realtà la statistica non è complessa, però la teoria, quando la si va a studiare, è abbastanza complessa. Un po' perché, diciamo, ci stimola poco, perché facciamo fatica a capire la connessione tra il concetto statistico e la realtà. Bene. Ecco, purtroppo, per fortuna, però, per l'ingegnere idraulico, la statistica è diciamo, un tool, uno strumento indispensabile. E quindi, in realtà, noi dovremmo cercare di fare uno sforzo per liberarci di questo senso di fastidio che abbiamo nel momento in cui sentiamo parlare di statistica. E il modo migliore, secondo me, per liberarcene è quello di cercare di mettere in evidenza il significato proprio pratico della statistica. Quindi parlo di probabilità, cerchiamo di capire proprio praticamente che cosa significa. Questo è il primo passo da fare. E il secondo passo da fare, che è un pochino più complesso, è quello di cercare di renderci conto che in realtà, quando si parla di probabilità e statistica, si parla semplicemente di, come dire, di strumenti che ci permettono di tradurre in pratica il risultato dell'esperienza. Cioè, la statistica non è altro che lo studio di ciò che noi vediamo. Quindi, se io dico che la probabilità di un lancio di moneta di avere croce è 0,5, significa semplicemente che io ho fatto tanti di quei tentativi che alla fine mi sono convinto che la metà delle volte ho croce piuttosto che testa. Ecco, quindi alla fine si tratta di, proprio come vi dicevo, strumenti che mettono in pratica la nostra esperienza. Però noi adesso soffermiamoci sul primo ragionamento che avevo fatto, cioè cerchiamo di mettere in evidenza il significato tecnico. Bene,
Allora, sappiate che la probabilità, per introdurre questo tipo di ragionamento, vi dico che la probabilità altro non è che la frequenza accumulata, proprio ve lo dico in termini molto in soldoni. Quindi, che cosa voglio dirvi? Voglio dirvi che quando io dico che una certa portata ha durata 0,5, io sto sottintendendo che la sua probabilità accumulata è 0,5. Basta, per adesso mi fermo qui. Quindi in questo modo voi capite che quando si parla di probabilità accumulata non è un concetto astratto, ma in realtà è qualcosa che noi siamo riusciti a definire in termini molto pratici, guardando un idrogramma e andando a fare delle somme di segmenti. Bene. Oh, perché ho fatto questo ragionamento? Perché purtroppo per voi, e anche un po', diciamo, però per fortuna, e ne dovremo riparlare di probabilità. Allora, in futuro, quando faremo la stima delle portate di piena, lì è indispensabile, cioè la stima delle portate di piena devo prendere una distribuzione di probabilità e stimarla. Quindi ne riparleremo. Allora voglio anticiparvi queste considerazioni. Quindi parleremo di probabilità accumulata, ma ne abbiamo già parlato in realtà, perché io, senza che ce ne accorgessimo, nel definire la curva di durata, ecco, quindi che cosa implica questo? Che di fatto la curva di durata è un analogo della distribuzione di probabilità, verissimo. Bene, allora adesso nella pratica però cerchiamo di capire come facciamo a stimare la curva di durata delle portate. Allora qui c'è il metodo spiegato sulle mie pagine web e io non entro nel dettaglio perché secondo me è spiegato molto chiaramente, ci faremo anche un esercizio e il modo migliore per capire come la si stima, a parte che vi ho fatto già vedere una figura, avete già un'idea, però il modo migliore è fare l'esercizio. L'esercizio lo trovate già, ma lo faremo la prossima settimana in R, lo trovate già sul mio sito se volete provare, c'è anche il programma di R che ve lo completa, direi di sì, direi che c'è anche proprio la serie delle istruzioni che bisogna mettere in R per farlo. Ecco, io vi suggerirei di leggere quanto trovate di seguito, quindi stima della FDC per un sito strumentato, lo faccio scorrere. Lo leggete e vi renderete conto che ci sono due metodi. Adesso però la distinzione tra i due metodi ci dedichiamo 2 minuti. E poi dopo, quando l'avete letto, noi martedì prossimo facciamo l'esercizio. Se c'è qualcosa che non va, me lo dite. Ecco, tenete presente che questa è una domanda tipica all'esame. Come si stima la curva di durata delle portate? Supponiamo che lei abbia 5 anni di dati giornalieri. Mi spiega come si fa? Però, ripeto, adesso io non lo voglio fare assieme a voi perché mi sembra tutto estremamente intuitivo. Ecco, però voglio dedicare 2 minuti a discutere la differenza tra i due metodi. I due metodi si differiscono per una ragione molto semplice. Uno, voi utilizzate tutti i dati, cioè prendete l'idrogramma lungo quanto ce l'avete a disposizione. Quindi, tornando alla nostra figura di prima, questa, voi andate a fare questa operazione qui in R o in Excel, quello che volete, vedremo nella pratica come, su tutto l'idrogramma. Poi calcolate la percentuale di tempo su tutta la lunghezza dell'idrogramma corrispondente ogni portata. Perfetto, questo è chiarissimo. Poi nella pratica non è ancora chiaro, ma come vedremo, come vi ho detto, lo vedremo. Secondo metodo, anziché utilizzare tutto l'idrogramma, lo si spezza in segmenti annuali e si stima una curva di durata delle portate per ogni anno. Per ogni anno. Bene. Qual è la ragione per fare questo lavoro? Cioè, per quale motivo io, anziché utilizzare tutto l'idrogramma, lo vado a spezzare in blocchi della durata ciascuno di un anno? E anziché stimare per il PO una sola curva di durata, me ne stimo 100, una per l'anno. Allora, intanto vi sottolineo che i due metodi danno lo stesso risultato. Se io ho 100 curve di durata, per ogni durata mi calcolo la media delle portate e mi riconduco a una sola. Per cui, vediamo un'altra figura. Eccola qui.
Benissimo, qua vedete che ci sono, lasciate perdere le linee blu adesso, scordatevele, le vediamo tra un attimo. Vedete che in grigio, che si vede male ma si intuisce, ci sono le 100 curve di durata. Bene, poi la rossa è la curva media, quindi per ogni durata uno calcola la media delle portate. Il risultato alla fine è analogo, abbiamo una curva di durata per tutto il periodo, calcolata come media in questo caso, nell'altro caso invece calcolata su tutto il periodo, il risultato è analogo e vedrete che lo faremo per il po' di calcolarle entrambe, si differiscono poco l'una dall'altra. Allora, qual è però la differenza tra queste due rappresentazioni? Allora, attenzione perché la curva di durata annuale, intanto qua portate pazienza, il percentuale è messo in scala da 0 a 100, come vi ho detto dovete abituarvi a non preoccuparvi di questo. Allora, qual è la differenza? La differenza è che io, se calcolo la curva di durata, una per ogni anno, la curva di durata ha una risoluzione nel campo delle frequenze più grossolana, perché attenzione, il dato massimo ha frequenza 1 su 365, cioè il dato massimo è stato superato, eguagliato una volta in un anno. Quant'è la durata del periodo? La durata del periodo è 365, quindi il dato più alto di ciascuna curva grigia ha frequenza 1 su 365. Bene, se io avessi considerato tutto l'idrogramma, il dato più alto ha frequenza 1 su 365%, cioè 365,00, 36.500. Quindi, come vedete, il dato più alto ha una frequenza più bassa, se io metto tutto l'idrogramma assieme, rispetto a considerare i dati di ogni anno. Ecco, quindi vuol dire che la risoluzione nel campo delle frequenze è più alta se io metto tutti i dati assieme. Quindi ho una definizione della curva più accurata. Benissimo. Però, se io utilizzo questo metodo, come vedete, io non ho come risultato una curva sola, ne ho 100, di cui calcolo la media. Ma queste 100 curve mi danno anche un'idea della variabilità. Cioè io al cliente posso dirgli non solo che la portata, lasciatemelo dire nell'altro senso, per una durata di 50 anni io ho una portata media di, scusatemi, 50 anni, di 50%, ho una portata media di, adesso questa è scala logaritmica, non vorrei dire delle cavolate, comunque qui c'ho il valore, no? Cioè non gli dico solo la media, gli dico anche, attenzione, questa è la media, ma poi puoi variare da un minimo a un massimo, quindi non gli dico solo la media, gli dico anche il minimo e il massimo, e questo al cliente interessa tantissimo, perché lui vuole sapere sì il valore medio, ma vuole anche sapere in quanti anni lui quel valore medio se lo trova davvero oppure non ce l'ha. Allora, se voi avete una curva di durata per ogni anno, gli potete dire anche questo. Gli potete dire, guarda, il valore medio è questo, però attenzione perché il minimo e il massimo variano tra questo e quest'altro. Allora è chiaro che se voi gli dite il valore medio è 100, il minimo è 99, il massimo è 101, lui dice, beh vabbè, io sono tranquillo. Se invece gli dite il valore medio è 100, il minimo è 10, il massimo è 500, uno dice, ah però cavolo. Cioè, ecco, allora questa indicazione della variabilità è molto importante. Ecco, non solo, di solito finisco e vi dico, finisco questo ragionamento dicendovi, spiegandovi cosa sono le curve blu. Attenzione, il valore minimo e il valore massimo è un'indicazione che non è definitiva, cioè lascia comunque dei punti interrogativi aperti. La cosa migliore è dare non il minimo e il massimo, è quella di scartare gli estremi e in questo caso vedete che siccome si parla di una probabilità che varia, cioè una frequenza, attenzione, qui c'è scritto P uguale, cioè probabilità, però noi passiamo subito alla frequenza. Siccome si parla di una frequenza minima di 5
e massima del 95%, vuol dire che chi ha fatto questa figura, che cosa ha fatto? Ha scartato le 5 curve più basse e le 5 curve più alte. Cioè queste due curve blu sono state ottenute scartando per ogni durata i 5 valori di portata più bassi e i 5 valori di portata più alti. Allora io al cliente che cosa gli posso andare a dire? Gli posso andare a dire la media è 100, poi con probabilità pari al 90% è compresa tra 90 e 110 o tra 80 e 120, quello che sarà. Perché partendo dalla probabilità frequenza 5% e raggiungendo l'estremo 95%, io prendo un intervallo di 90% di frequenza, cioè 90% di probabilità. Bene. Allora, questo ragionamento vi prego di macinarlo un minimo, perché è banale, però fa un attimo macinato. Ok? Quindi il fatto che io vi abbia detto che do un'indicazione della media e anche della probabilità al 90% che il valore reale sia compreso tra due estremi, mi raccomando, rifletteteci un attimo e se avete dei dubbi ne parliamo. Visto che poi lo faremo l'esercizio in remoto o in presenza, noi lo faremo assieme, quella sarà l'occasione per riparlarne. Vi suggerisco di macinare questi concetti perché macinandoli riuscite a capire questa analogia tra frequenza, probabilità e la prossima volta che sentirete parlare di una persona che vi dice al 90% hai una probabilità che si verifichi questo, capirete meglio. Poi magari sono cose che già avete macinato in abbondanza, se così è non c'è problema. Ecco. Nel senso che se invece sentite questa esigenza di approfondire, fidatevi, vi dico che se approfondite, se riflettete un attimo sopra, capite tutto. È abbastanza banale. Molto. Io per costruire quel grafico ho bisogno di 100 curve annuali. Guardi, non ha bisogno di 100 curve, lo può fare anche con 10. L'importante è che se lei vuole costruire le due curve blu, che scarti il 5% maggiore e il 5% minore. Quindi su 10 che cosa farà? Chiaramente il 5% di 10 deve scartare la più grande e la più piccola. Bene, e la più grande e la più piccola in realtà su 10 si porta all'80% di probabilità. Quindi chiaramente uno, quando i dati purtroppo calano, bisogna lavorare con intervalli più, diciamo, più grossolani. È chiaro la risposta che ho dato, no? Perfetto. Ok. Allora, la curva di durata a volte viene visualizzata in scala logaritmica, come in questo caso, scusatemi, viene visualizzata in scala logaritmica quando è molto pendente nella prima parte, dipende dal corso d'acqua che state trattando. Dunque, dopodiché direi che, ah, ecco, l'ultima cosa, poi per oggi abbiamo finito. Allora, questa figura che viene dal web, direi. Che cosa dice? Dice che suddivide il campo di durate in segmenti che corrispondono a diversi regimi fluviali. Vedete qua c'è scritto deflusso di base, quindi low flow, smagre, qua dice deflusso intermedio, qua dice deflussi alti, qua dice deflussi di pieno. Allora, questa figura ve la faccio vedere per dirvi una cosa importante. Allora, non c'è nulla di sbagliato in questo, nel senso che è chiaro, no? Cioè la curva di durata la potete suddividere in vari settori che corrispondono alle piene, al deflusso ordinario, alle magre. Non c'è nulla di sbagliato. La cosa importante però da dire è questa, che noi di norma con deflusso di piena intendiamo una piena veramente estrema. Cioè quando noi si dice portata di piena, normalmente si intende qualcosa che non si verifica tutti gli anni, si intende qualcosa che si verifica una volta ogni 50-100 anni. Dal punto di vista tecnico, spesso noi diciamo così, cioè parliamo di stima della portata di piena e ci riferiamo a degli eventi molto rari. Ecco, la curva di durata, attenzione, non è pensata per descrivere gli eventi molto rari, è pensata per descrivere gli eventi ordinari. Quindi chiamare portata di piena il massimo della curva di durata molto spesso è un errore, è un'imprecisione molto grave.
il massimo della curva di durata non è un'indicazione della portata di Pino, perché la curva di durata, ripeto, è pensata per descrivere degli eventi che non sono quelli estremi. Ma questo da che cosa lo capite? Da un ragionamento banale che però su cui bisogna soffermarsi. Che cosa vi ho detto all'inizio? Vi ho detto con 10 anni stimate una curva di durata. Allora, l'evento di piena che succede ogni 100 anni è intuitivo che con 10 anni di dati voi non riuscite a descriverlo. Quindi attenzione, 10 anni di dati van bene per descrivere gli eventi ordinari, gli eventi per i quali è pensata proprio la curva di durata. Ma questi eventi non li potete chiamare estremi, perché su 10 anni di osservazione voi non catturate gli estremi. Gli estremi si catturano con un numero di, con un periodo di osservazione che sia almeno di 50 anni. Allora, se la curva di durata, come nel caso del Po, è stata calcolata su 100 anni, vabbè, allora si può dire che se io vado a prendere il massimo col metodo 1, vabbè, quello si è verificato in 100 anni una volta sola. Allora, non posso accettare che sia un'indicazione di una portata di piena, ma solo in quel caso lì. Se io non dico nulla, dico presento una curva di durata, è un errore andare a dire quella è la portata di piena. Lo dovete avere ben chiaro, perché ci sono poi delle implicazioni progettuali e di responsabilità. Cioè, quando parlate di portata di piena dovete avere chiaro di che cosa state parlando e possibilmente aggiungete qualcosa. Cioè, come vedremo, tempo di ritorno di 100 anni, di 50 anni, questo è ciò che dovete aggiungere. La curva di durata molto spesso questa indicazione non ve la dà. Bene, allora io direi che ci possiamo fermare qui e poi la prossima volta, cioè oggi è martedì, lunedì prossimo passiamo ai siti non strumentati. Molto bene, sto qua 5 minuti, se ci sono delle domande anche da remoto fatemi, non esitate a intervenire se ci sono dei chiarimenti. Adesso decondivido e fermo la registrazione.